Certamente, abbiamo quest'anno che è il decennale del Premio Nazionale Altra Italia, abbiamo chiaramente un parterre prestigiosissimo, la madrina del premio, ma anche la conduttrice delle due serate sarà Simona Izzo, che è un nome conosciutissimo ovviamente nel nostro paese ma anche all'estero, e poi avremo ancora un personaggio che di per sé potrebbe rappresentare veramente l'icona per eccellenza del premio, e cioè Fabiola Gianotti. Quella del bosone di Higgs, o per essere un attimo anche più volgari, tra virgolette, quella della particella di Dio. Insomma, viene da Ginevra e viene apposta per il nostro premio. Un onore, un prestigio per l'intera regione Campania. Ma non ci fermiamo a lei, perché andiamo avanti con qualche altro nome. Visto che sono in Rai, lo dico e faccio un'eccezione perché generalmente sono scaramantico. Allora avremo anche Ricky Tognazzi, avremo anche Rita Dalla Chiesa. E poi vorrei anche dire che ci sarà uno scoop eccezionale che è composto dalle quattro sorelle Izzo, cioè vale a dire Simona, Rossella Izzo, Fiamma Izzo e Giuppi Izzo. Quindi è la prima cosa che si verifica in Italia, una cosa di questo genere. Le ringrazio di Date, cuore. le date. Le date sono il 20 e 21 settembre nella splendida cornice di Baia Domizia, presso il camping internazionale Pietre Bianche. Cari spettatori di Telemergellina, per presentare il numero che segue non ci sono parole. Ve lo ricordate, il batterista Parascandolo, quello che accompagnò nella sua tournée in Puglia, Campania e Basilicata, il famosissimo cantante Gennarino Savastano? Indovinate chi abbiamo l'onore e il piacere di avere stasera qui in studio? Il fratello di Parascandolo! Un applauso al fratello di Parascandolo. Ci dica, che cosa si prova ad essere il fratello di Parascandolo? Ma lei, nella vita, che fa? Vengo il patate, lo come, l'aglio, il fiorile, il cnuccia, il patate nove, vengo tutto qua, quello che so, che lo faccio. E ci vuole nove, e arancia, e puttuale, e mandarini, e bene. Mamma mia, chi se non si può proprio sentire.